Sequestrati in casa da 21 giorni è la storia che ha dell'incredibile della signora Liliana e della sua famiglia. Liliana vive ad Anione con suo marito. Lei e sua figlia sono infermiere presso una RSA del territorio. La loro odissea è iniziata con il caso di positività al Covid del marito, il primo registrato nel comune Alto Molisano. L'esito, rilevato prima che questi, affetto da una serie di patologie croniche, fosse ricoverato in ospedale per le terapie del caso. Negativi al tampone tutti gli altri componenti delle due famiglie. La figlia della signora Liliana vive infatti con il marito e due figli. Prima di rientrare al lavoro nella residenza per anziani, alle due donne a scopo cautelativo è stato richiesto un secondo tampone di controllo. A distanza di 3 settimane sono ancora in attesa di sottoporsi all'esame. Intanto, per tutti i componenti dei due nuclei familiari, scattato l'obbligo di quarantena, una clausura forzata che ogni giorno che passa si fa più pesante perché causata da un incomprensibile ritardo. A nulla sono valsi fin qui i tentativi, attraverso il sindaco, di sbloccare la situazione, ad un certo punto chiamati addirittura i carabinieri. Di seguito l'audio telefonico della signora Liliana, attraverso cui ha raccontato la paradossale disavventura. Siamo due famiglie, io qui a casa mia, mia figlia con due bambini che non vanno a scuola, chiusi, sequestrati in casa da 21 giorni e non vengono a farci questo tampone di controllo neanche al positivo per vedere se si è negativizzato. Ho allertato il sindaco che poverino ha smosso le acque, ma più di tanto non riusciamo a venirne fuori. Ho chiamato le forze dell'ordine che dice che più che chiamare la dirigente a Campobasso non sanno più che cosa farci e noi siamo chiusi in casa da 21 giorni. Mio marito purtroppo le patologie che aveva si stanno aggravando, lui è diabetico, iperteso, di tutto di più, lui perciò doveva ricoverarsi perché ne ha bisogno. Io ho minacciato che oggi chiamo il 118 e vediamo che cosa succede perché lui non sta bene. Noi che siamo negativi, ringraziando Dio, non abbiamo nessun sintomo, però neanche lui ha sintomi di Covid, lui ha problematiche delle sue vecchie patologie. Noi negativi stiamo tutti bene, però siamo chiusi in casa. Dopo lo sfogo, dalla signora Liliana anche la rabbia che prende di mira indistintamente l'intera classe politica. Purtroppo questa sanità ce l'hanno rovinata e noi siamo in questa situazione perché noi siamo in Agnone, avevamo il nostro ospedale, ci hanno rovinato la sanità, questi maledetti politici.